Finalmente ho realizzato il mio sogno, acquistando una barca a vela con cui voglio girare la Sardegna e realizzare dei documentari. E nello scorso video vi ho fatto vedere come l'ho trovata. Il problema ora è solamente uno, anzi due. Il primo è trovare un posto barca a Cagliari, vicino a dove abito. E il secondo è cercare di preparare la barca per la nostra traversata, che durerà 4 giorni. Il primo problema è quello un pochino più grosso, perché comunque il posto barca di una barca ai 10 metri non è proprio economicissimo. Vicino a casa mia ci sono diverse opzioni. La prima è il porto di Marina Piccola, che si trova nella location migliore di Cagliari. C'è tutto il Poetto, c'è la Sella del Diavolo. Il problema però è che costa molto, non ci sono posti barca, ma soprattutto è un posto che non offre tantissimi servizi, quindi l'ho dovuto scartare. Il secondo posto è Capitana, si trova un pochino più avanti. Appena si esce dal porto ci sono delle spiagge meravigliose, delle scogliere incredibili. Il problema è che costa molto, offre però tantissimi servizi, ma il vero problema è che è lontanissimo da casa mia. E quindi alla fine ho deciso di andare al porto di Cagliari. E poi ci sono tante marine, io ho deciso di andare alla marina di Sant'Elmo. Giulio, abbiamo le chiavi, ti faccio vedere anche il posto barca. Vai. Andiamo, va. Dopo un sacco di pensieri e contropensieri, alla fine ho scelto questo porto per tanti motivi. Il primo che è vicino a casa, comunque anche economico, ma soprattutto perché c'è la guardia, c'è il cancello. Sembrano cavolate, ma quando poi uno in barca ci vuole lasciare un caricabatterie piuttosto che un'altra cosa, uno strumento, non è bello che chiunque ti possa salire sulla barca. O no, Giulio? No, sei più sereno, perché con il rischio di trovarti gente che dorme dentro. Secondo me bisogna avere la barca vicino a casa, non si può avere la barca a 100 km da casa. No, la sfrutti molto meno se ce l'hai distante. Se devi pensare già che il primo viaggio lo devi fare per andare a prenderti la barca, oddio. Veniamo però al secondo punto. Ora dobbiamo portare la barca da Santa Teresa di Gallura, dove mi trovo, fino a Cagliari. E il viaggio non è cortissimo, soprattutto perché io e Giulio non andiamo in barca da un sacco d'anni. Io una 15 anni e lui una 20. Quindi dobbiamo un attimino capire cosa portarci. Comincia così la stesura di una lunga lista insieme a Giulio, nella speranza di non dimenticare nulla di essenziale. I salvagenti, la lifeline. Nella lista c'è tutto, dall'equipaggiamento di sopravvivenza alla spesa per la cambusa. Il primo passaggio lo faccio in un negozio per la casa, dove comincio a comprare l'essenziale per pulire Sayonara e pulire anche me. Cosa non facile, visto che sto cercando solo saponi biologici per evitare di inquinare mezzo Mediterraneo. L'argan è buono perché sa di cioccolato e cerco sempre di mangiarlo, vedi? Così si fa. Cioè, una volta c'erano 3 buste in croce, mo ce ne sono 500.000. Io non capisco più nulla, aiuto. Questo di Frozen mi piace, c'ho pure il giubbottino blu. La seconda tappa la faccio nel negozio di ferramenta, dove all'immancabile nastro isolante vorrei comprare una cassetta con tutti gli attrezzi in modo da non perderli. Ma non c'è! Cioè, non c'hanno una cassetta con gli attrezzi già dentro, così non devo ogni volta trovare tutto. Perché io ho tutti gli attrezzi per 20 persone, però mi piacerebbe non avere il caos in barca. E visto che ho pochissimo tempo, decido di acquistare il resto online, da un negozio dove posso trovare di tutto. Avevo già acquistato da loro quando avevo la mia piccola barca a motore, che voi purtroppo non avete mai visto. Sono infatti veloci e molto più economici rispetto ad alcuni negozi di nautica, soprattutto qui a Cagliari. In 2 giorni dovrei avere tutto, e al telefono mi ricordano anche le dotazioni di sicurezza che con Giulio stavamo per dimenticare. E dopo gli acquisti, la vera preparazione però è quella mentale, perché dobbiamo affrontare insieme un viaggio importante e pericoloso, per chi non è esperto come noi che ormai da anni non prende in mano una barca a vela. Purtroppo le situazioni vanno affrontate, e più le affronti sereno, e più le metto gli fuori i piedi. C'è tutto sto casino, abbiamo comprato 2 cazzate. Piano piano, bisogna sempre fare le cose con calma. Abbiamo solo 4 giorni. Solo 4. Ho trovato pure un paio di moschettoni, un grillo e un moschettone d'acciaio che mi porto perché... Saliamo qui su perché mi ricordo... Non mi ricordo più niente. Buonasera. Eccoci giù. Sacco a pelo. Bandiera. Com'è la previsione? Tutto perfetto, tutto a posto, mare calmo, vento favorevole. Dai, yeah! Sei pronto? Perché ora? Domani? Senti, io ti vengo a prendere per le 8:30, va bene? Va bene, perfetto. Cioè, a domani. Alle 8:30 pronto. Okay. Ciao Giù. Ciao.
Buona serata. Ciao. Ci siamo, eh? La solita macchina carica come gli zingari, ma va bene così. Ho portato un po' tutto quello che serve, sicuramente, ma ho dimenticato 9 cose su 10. Nel viaggio verso il nord della Sardegna ci accompagnano i miei genitori, che poi riporteranno l'auto indietro. Prima di arrivare alla barca, compriamo i viveri per la traversata. Ci bastano 5, eh? Una avanza, dai, non si sa mai. Cosa più importante, sicuramente l'acqua, più altre cose, tipo il pane in cassetta e scatolame vario. E per finire, il cioccolato. Quello ci vuole sempre. Come non può mancare il gasolio. Il motore di Sayonara è piccolino e consuma davvero poco, circa un paio di litri l'ora. Tuttavia, il serbatoio è enorme, da 90 litri, e conviene sempre partire con il pieno. Siamo costretti ad utilizzare le taniche, perché in questo periodo ovviamente il benzinaio del porto è chiuso e 45 litri con quello che già c'è dovrebbero bastare. Costa caro qui a Santa Teresa, disgraziati. Alla fine, dopo il pranzo, i miei genitori ritornano a Cagliari e ci lasciano con una montagna di roba da sistemare. Ora comincia il lavoro vero. Vai Giulio! Occhio, lì c'è tutto il computer, le macchine fotografiche. Dai che c'è tutto, vai che finisco in acqua. Aia. Oh, è mezz'ora che stiamo tirando su e giù roba. Per prima cosa decidiamo di fare gasolio e utilizziamo un tubicino particolare che non dovrebbe sporcare nulla. Si è anche rotto questo, diciamo, questo cordina del tappo, ma la sistemiamo. Vado? Vada, tolga. Giulio, guarda cosa ho comprato per la nostra barca. Allora, vediamo cosa c'è di bello. Io già l'avevo aperto, quindi tutto incasinato. Ti piacciono questi? Vai. Per la navigazione. Allora, cosa hanno di particolare? Perché ho preso questi salvagenti qui? Perché ovviamente hanno una capsulina e nel momento stesso in cui si cade a mare loro si gonfiano, anzi, e si possono anche gonfiare manualmente. Inoltre c'è la possibilità di attaccare a questo cordino qui un moschettone con la safe line. Cos'è la safe line? Praticamente quando si è da solo in barca o c'è mare, per evitare di cadere e che la barca vada con noi a mare, c'è un altro cordino, vi faccio vedere subito. Ah, ci hanno regalato pure dei cappellini, hai visto? Zac. Carini, sono stati gentili, bravi ragazzi. La bandiera dell'Italia, che la mettiamo lì sul pennone, ora ce la montiamo. Filtro di ricambio per il gasolio, e questo è fondamentale perché la barca non si muoveva da tanto e il carburante può fare le alghe, quindi avere il filtro è molto molto importante. Dopodiché pure la magliettina, guarda che carini, questa me la metto perché poi in bianca in navigazione serve sempre. Cappello anche per te, preferisci rosso o blu? Vai, uguale. Io rosso. CRC Marino, questo serve sempre. Ovviamente ho preso la confezione un po' più grande perché è ovvio che qui in mare serve, ora dobbiamo oliare un pochino, un bel po' di cose. Supporto per il motore, perché non c'è, anche se in realtà ho trovato che ce n'era uno qui sotto. Vabbè, vediamo se riesco a riportarlo indietro. Due grillettini, questi a cosa servono? Con una cordicella, hanno un'apertura rapida e serve proprio per la safe line, che è questa qui. Vedete, elastica? Che succede? Che se uno sta facendo manovre, gira per la barca e tutto, si aggancia qua a timona, e se succede qualcosa sostanzialmente non cade a mare. Razzi, pacchetto di razzi segnalazione, questo vale 4 anni. Grasso per i vari carrellini e tutto quanto. I poggia canne, ne ho presi due perché ovviamente qui dobbiamo montare subito le canne da traina, perché durante la traversata si deve pescare per forza. E la cosa più utile di tutti, il porta, la staffa per il salvagente anulare. Questa mo la mettiamo da qualche parte e non voglio più vedere una ciambella da nessuna parte in giro per la barca. Giusto, quanto rompe le palle? Tanto, tanto. La prima cosa che voglio montare è proprio la bandiera italiana, non solo perché è obbligatoria, ma soprattutto perché siamo italiani ed è bella. Ma c'è una bandiera più importante da mettere. Sei pronto? Vai. Che figata! È un po' alta però, bassala. E poi la seconda cosa più importante, i poggiacanne. Poggiacanne montati.
Mo' il merdone qui. Questo dolore tocca montarlo per forza qua, mi sa, eh? Qua. Allora, l'unico posto dove si poteva mettere sto coso è qui. E quindi lo metteremo qui. Quello che ci dà più noie è proprio il porta salvagente, perché io non vorrei metterlo da nessuna parte, però è obbligatorio. E provo inizialmente a metterlo a poppa. Povera barca, non si meritava questo. Attacchiamo sto scemo di guerra qui. Bello, mo, eh. Che cazzo. Peschereccio. Troppo brutto. Non verrà messo, non verrà. Oh, sicuro non lo metto, eh. No, ma che cazzo è? Oh. Ma deve essere esposto in navigazione, può stare sì, pure nel gavone. No, ci devi mettere anche la corda, la cima galleggiante. Lo mettiamo lì, a quel candeliere. Quando sto in porto lo levo e lo metto nel gavone. È una cosa terribile, cioè Sayonara è diventata mostruosa con questo affare. Ma poi se uno si affoga e gli tirava un affare che pesa 40 kg, cioè serve? Alla fine, dopo mille prove, lo montiamo di lato. Quanto fa cagare quel coso? Da 1 a 10? 15. Anche 20. Mamma mia. Poi è nuovo, c'ha quest'arancione terribile. Ora dobbiamo mettere lo spray hood. Però bisogna prima pulire un attimo l'acciaio. Lo spray hood non è altro che una cappottina che durante la navigazione col mare mosso impedisce all'equipaggio di bagnarsi completamente. Ci ho messo due... Ma stai a fumare il sigaro addosso, sei terribile! È il vento! Che vento! Guarda! Sti sigaracci! Vai, tira su! Forza! Che barca, ragazzi! La stiamo trasformando tutta, a parte quel coso arancione che non si può vedere! Adesso dobbiamo praticamente sganciare i molloni perché appartengono alla barca e mettere una cima doppia, così domani quando ce ne andiamo molliamo la cima e ci riportiamo pure quella. Non si fa un nodo, perché il nodo deve essere facile da fare ma facile anche da slegare. Guarda quanto taglia sto a fare, eh? A 3 a 3 addirittura. Oh, è una bestia. Togliamo anche i molloni e a questo punto siamo quasi pronti per partire. Ora è venuto il momento magico di riempire il serbatoio dell'acqua. Peccato che il tubo dell'acqua sta sul fondo del gavone. Oh. Tengo i piedi? Mi tengo i piedi. Ah, oh, Dio mio. Eccola. Vadi. Mi sono anche bagnato completamente per mettere l'acqua. Tutti e 400 i litri. E ora ci mettiamo un po' di cloro dentro il serbatoio. C'è un po' di casino? Che è successo? È scoppiata una bomba qua. Sì, è scoppiata una bomba atomica. Vai, cominciamo a sistemare il panico, quello vero. E così, stanchi e affamati, prepariamo tutta la barca. Giulio, racconta il mazzo che ci siamo fatti. Da morire, non sembrava così impegnativa la giornata. Invece lo è, però guardate. È stata, però è tutto a posto. E dopo aver sistemato tutta la barca, finalmente ci concediamo la nostra prima cena in barca. Mancano ormai poche ore alla partenza e ci scattiamo questa foto. Ci aspetta una navigazione lunga e difficile.